Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi parleremo ancora di questo bellissimo libro, rendi questo libro finito, insomma, magari molti di voi già sanno dell'esistenza di questo libro perché Eva me l'aveva regalato tanto tempo fa, poi il libro è magicamente sparito dalla libreria e non riuscivo più a trovarlo, tanto che addirittura me ne ero quasi dimenticata, poi però l'abbiamo ritrovato e naturalmente oggi siamo qui super pronti per fare dei bellissimi compitini che questo libro ci consiglierà di fare. Ora lo andremo un pochino a sfogliare e vedremo un po' quali saranno i compitini di oggi. Come potete vedere io ho già iniziato a completarlo scrivendo il mio nome in più modi diversi, per esempio al contrario, più rosso, in corsivo, più piccolo, insomma in tante mille scritture. Adesso andiamo a prendere un po' delle richieste di questo libro per iniziare a farlo insieme. Come potete vedere ce ne sono davvero tantissime, sarà davvero divertente completare il libro insieme, non solo con me naturalmente, ma anche con Eva. Come potete vedere ci sono tantissimi compitini diversi, per cui ad ogni compitino che faremo non sarà mai la stessa cosa, ed è quello che rende questo libro davvero davvero unico e anche super divertente. Come potete vedere qua si tratta di ricoprire un pochino la pagina, quindi di svuotare le nostre tasche, riordinare, riempire la pagina con tutto quello che abbiamo nelle nostre tasche, mentre questo qui dice di mettere un po' di caos sulla pagina, e faremo proprio questo qui, per cui adesso prenderò tutto quello che ho sulla scrivania e lo metterò su queste pagine in modo tale da creare caos. Dopodiché, come dice la pagina, dovremo risistemare tutto. Come prima cosa questo pennello che ho dimenticato di lavare, questa spugna, poi delle tempere, adesso magari una ne apriamo, ok, così un po' di colore prende sulle pagine del libro per rendere ancora di più il caos, dopodiché un po' di matite colorate, ok, poi una pinzatrice, andiamo a pinzare un pochino sia sotto che anche sopra, prendiamo solo la pagina, ok, poi anche una che fa i buchi. Ho davvero tantissime cose sul tavolo, devo dire, un righello, e adesso andiamo a vedere un altro po' cosa ho ancora. Ho anche addirittura lo scotch, per cui andiamo a toglierne un pezzo e andiamo a metterlo sulla nostra pagina. Poi anche questi piccoli decori possono creare caos, per cui uno lo mettiamo un pochino in mezzo alla pagina in questo modo. Abbiamo anche della clay foam. Ecco, qui ne mettiamo un pochettino qui. Un po' di colla, la mettiamo qui nell'angolino e facciamo un'orecchia alla pagina. Ecco qui. Ecco, come potete vedere avevo veramente veramente tantissime cose sul tavolo, però vediamo ancora un po', c'è una carta di cioccolato e la nostra crema per le mani che avrete visto nel nostro video precedente della nostra sfida della settimana, per cui prendiamo magari un pochino di crema e la mettiamo esattamente qui, ecco qui. Adesso magari ci sono ancora delle briciole di cioccolato, quindi le spargiamo bene sulla pagina per creare un po' di caos. E come potete vedere adesso è il momento di riordinare, per cui riportiamo ordine in queste due pagine, per cui ovviamente rimetterò
Dopo ho posto le cose sul tavolo in modo tale da avere tutto ordinato, ma adesso aggiungiamo un pochino di colore con la nostra spugna e continuiamo a riordinare il nostro diario. Ecco qui, come potete vedere, dal caos abbiamo riordinato tutto, un po' di caos naturalmente è rimasto sulle nostre pagine e adesso andiamo a vedere un altro compitino. Allora, qui dice di legare il libro con uno spago e di sbatterlo contro la parete. Noi ovviamente non lo faremo contro la parete perché magari può diventare anche pericoloso perché magari le cose si possono rompere, ma lo faremo adesso, vedete un po' dove. Ecco qui, lo faremo sul pavimento, visto che voi conoscete già il pavimento del nostro studio e devo dire che è anche un pochino più fattibile. Devo dire che è davvero molto divertente. Ecco qui, come potete vedere, questo compito era ancora più strano di quello di prima, ma è stato anche questo molto divertente, devo dire. Non si finisce mai di stupirsi, insomma. Mi raccomando, però, prestate bene attenzione a dove lo fate perché magari potreste anche rompere qualcosa. Come potete vedere, il nostro libro ne ha un pochino risentito formando delle piccole pieghe, nulla di che, però dobbiamo dire che anche questo compito l'abbiamo fatto. Poi, qua ci dice di creare delle strisce, per cui andiamo a fare esattamente così, seguendo, cercando di seguire il più possibile il punto tratteggiato e andiamo a creare delle simpaticissime strisce, quindi sarà una pagina a strisce. Ecco qui, magari le coloriamo un po' in modo tale da renderlo ancora più vivace. Ed ecco qui pronta la nostra pagina a strisce. Proviamo a cercare qualcos'altro, nonostante io ne abbia già fatti tre di compitini. Qua ci dice di pinzare queste due pagine insieme, utilizzando magari un washi tape o una pinzatrice. Noi, siccome siamo amanti del washi tape, andremo ovviamente ad usare il nostro amatissimo washi tape con dei bellissimi cuoricini rosa. E ovviamente poi andremo ad utilizzare anche la pinzatrice. Per cui prendiamo queste due pagine e le leghiamo insieme con il washi tape. Ecco qui adesso un po' di pinzatrice. E come potete vedere, le due pagine sono completamente pinzate insieme. Naturalmente questo libro sarà bellissimo farlo insieme, per cui lo farò insieme ad Eva ed insieme scopriremo altri nuovissimi e simpaticissimi compitini da fare insieme, naturalmente da farvi vedere, anche perché farlo insieme è molto più divertente. Come potete vedere, noi ne abbiamo già fatto qualcuno, ma nei prossimi video naturalmente ne faremo moltissimi di più. Spero vivamente che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto regalatemi un mi piace. Non dimenticatevi di andare a vedere tutti i nostri video, ma soprattutto se avete idee nuove o magari se avete anche voi questo libro, magari diteci nei commenti come avete svolto voi i vostri compitini, così poi magari potremo trarre nuove idee per altri nuovi video. Trovo che sia un'idea veramente simpatica. Per cui è davvero davvero divertente farlo insieme e soprattutto farvelo vedere. Non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con
con noi. E ancora una volta, se vi è piaciuto il video, vi chiedo semplicemente di mettere un grossissimo mi piace alla pagina e di scriverci nei commenti sotto cosa vi è piaciuto di più. E ci vediamo sempre qui la prossima volta su Beauty Self Ispirazione. Ciao!